Rievoluzione welfare è possibile? Questo è il filo conduttore dei tre incontri organizzati dal Comune di Perugia in collaborazione con i consorzi di cooperative sociali ABN Auriga e Moltiplica, la bellissima cornice della sala dei notari a Perugia, accolto nella giornata di giovedì 6 marzo l'ultimo incontro. Queste occasioni di incontro, di riflessione, di elaborazione di un pensiero comune sono importantissimi. Quindi io mi aspetto questo, che da questa giornata escano degli input che ridiano un pensiero comune, l'inizio di un nuovo modello di welfare su cui tutti siamo chiamati a ragionare e a dire la nostra, portare le nostre esperienze, ma soprattutto a elaborare anche nuovi modelli, perché la società è cambiata, le risorse sappiamo che sono sempre meno, i bisogni cambiano, crescono, ma è tutto questo perché penso che questo sia un metodo molto valido, perché è la vera partecipazione quando pubblico, privato, associazionismo, cooperazione si mettono insieme per il futuro della propria città. Occorre ripartire da una voglia di protagonismo, di autonomia che proviene dalla società civile e che può contribuire a una nuova concezione di benessere e a una nuova concezione di protezione collettiva, di protezione civile. Quindi i vecchi temi, la salute, formazione, pensioni, eccetera, da una parte ovviamente devono rimanere di competenza delle politiche pubbliche statali, però ci sono tutta un'altra serie di competenze, di attività che invece possono essere oggetto di un nuovo protagonismo sociale. Questo penso sia la sfida dei prossimi anni. Nessuna società si regge se non c'è un sistema di valori condiviso, forte, che motivi l'appartenenza, che motivi la solidarietà, che motivi l'impegno. Di questo abbiamo bisogno perché non ce l'abbiamo più. E quindi non si può prescindere da questo livello, potremmo dire, trascendente o alto per costruire un nuovo welfare. Il welfare va profondamente cambiato in relazione alla modifica dei bisogni, della situazione del contesto, delle risorse. E qui c'è anche una ricca platea di soggetti del territorio, di reti sociali. Io penso che il nuovo welfare dovrebbe essere un welfare che parte dal basso, dai cittadini, ciascuno per la sua parte, che cerca di darsi da fare per risolvere i problemi, i tanti problemi, tra cui l'impoverimento che sta venendo fuori e che la città oggi, che l'Italia poi in realtà ha messo in atto. Ci sono almeno due aspetti che devono essere sottolineati e per i quali questa giornata davvero può rappresentare un contributo fondamentale. Il primo è quello di cercare di riattivare dinamiche di innovazione e il secondo aspetto è che queste dinamiche di innovazione interessino una particolare tipologia di imprese, l'impresa sociale, così come tutta l'economia sociale, come le associazioni piuttosto che le cooperative sociali o altre organizzazioni no profit, in modo da rivisitare i nuovi problemi che stanno emergendo, però in una logica che era quella degli inizi, quella davvero dell'impresa di comunità, dell'impresa come bene comune. È una visione alternativa su cui si gioca il futuro del welfare e che trova le competenze e i presupposti per poter essere affrontata e non solo, ma anche per poter essere vinta nel futuro, nei prossimi anni che ci troviamo davanti. L'idea è che il welfare è in crisi, è sottoposto a una serie di sfide e di pressioni, da solo non riesce a reagire e quindi accanto alle istituzioni pubbliche possono diventare dei veri e propri alleati anche soggetti, protagonisti, diversi stakeholder che non sono pubblici. Quindi come valorizzare il contributo di questi protagonisti, che non è solo un contributo di risorse economico-finanziarie, ma deve essere, e in molti casi già è, un contributo progettuale proprio nel pensare o ripensare gli interventi nei territori.
Oggi proviamo a lanciare alcuni temi in termini di prospettiva che volendoli sintetizzare con alcuni slogan dal nostro punto di vista sono: uno, la partecipazione e il rinnovamento, cioè l'idea di andare a rinnovare il sistema di welfare, i servizi sociali, avendo quale asse di lavoro la partecipazione dei cittadini. Due, il tema che il welfare rappresenta un motore per lo sviluppo e quindi nell'immaginare le traiettorie di sviluppo dell'Umbria del 2020 crediamo che un settore in cui investire sia il settore dei servizi di welfare, che è un settore ad alta densità di capitale umano, con persone altamente qualificate. In terzo luogo, oggi vorremmo anche lanciare alcune suggestioni appunto per Umbria 2020, quindi inserire alcune nostre idee all'interno di quella che sarà la programmazione dei fondi comunitari dei prossimi 6 anni.